2021 sarà ricordato anche come l'anno dei rincari record di gas ed energia elettrica. Occorre intervenire subito in maniera importante. Da lunedì l'accesso e l'utilizzo degli autobus ATAP è consentito unicamente a utenti muniti di Green Pass rafforzato. In arrivo contributi ai comuni, tra i 21 compresi nell'elenco c'è anche Cossato, dove al momento i vigili del fuoco sono in un alloggio temporaneo. Parla del biellese il cortometraggio di Piemonte Factory di Elisa La Cicerchia, che è stato realizzato nella città di Biella e nei comuni di Rosazza e Piedicavallo. La biellese esce dalle feste in attesa di ripartire, ma con solide motivazioni, è quanto emerge dalle parole di alcuni suoi protagonisti. Buon sabato e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione locale della provincia di Biella. Il 2021 sarà ricordato anche come l'anno dei rincari record di gas ed energia elettrica. Occorre intervenire subito in maniera importante, almeno per il primo trimestre del 2022, per scongiurare ovviamente la sospensione dell'attività di migliaia di imprese. Siamo preoccupati, dice Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte. Il 2021 sarà ricordato anche come l'anno dei rincari record di gas ed energia. Ma il 2022 parte ancora in salita. Occorre intervenire subito in maniera importante, almeno per il primo trimestre del 2022, per scongiurare la sospensione dell'attività di migliaia di imprese. Siamo preoccupati, dichiara Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, per la sopravvivenza di tante aziende che rischiano nel 2022 di vedere energia elettrica e gas aumentare anche del 200%. I nostri laboratori iniziano a rinunciare a prendere nuovi ordini perché gli aumenti dei costi delle materie prime, tra le quali spiccano energia e gas, sono impossibili da trasferire sulla committenza, con una situazione che ci allarma molto in quanto una parte delle imprese rischia addirittura di non riaprire dopo le festività natalizie. Il caro tariffe di energia elettrica e gas infatti sta incidendo pesantemente su aziende e famiglie, aumenti che nell'ultimo trimestre del 2021 hanno messo in difficoltà tutte quelle imprese che hanno contrattualizzato tariffe indicizzate per le loro forniture. Si spera, quindi, continua Felici, in un calo tariffario nel secondo trimestre 2022, visto che le previsioni indicano per il gas naturale una riduzione dei costi. Previsione però tutta da dimostrare e soprattutto da quantificare in termini reali. Novità importante all'orizzonte perché da lunedì l'accesso e l'utilizzo degli autobus impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, su quelle esercitate da ATAP, sarà consentito unicamente agli utenti muniti di Green Pass rafforzato. Saranno dunque ammessi ai servizi esclusivamente gli utenti muniti di certificazione conseguita ad esito di avvenuta vaccinazione a termine del ciclo, avvenuta guarigione da Covid, gli utenti di età inferiore ai 12 anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Il controllo del possesso del Green Pass sugli utenti è effettuato con modalità a campione ad opera delle forze dell'ordine e del personale ATAP appositamente incaricato. In arrivo contributi a favore dei comuni e tra i 21 compresi nell'elenco c'è anche Cossato, dove tra l'altro al momento i vigili del fuoco sono in un alloggio temporaneo concesso in uso dal comune in attesa che venga sistemato il tetto della sede. Con una tranche di 346.000 euro la Regione completa la distribuzione di contributi a favore di numerosi comuni che sono sede di distaccamento dei pompieri. Tra i 21 compresi nell'elenco c'è anche Cossato, dove tra l'altro al momento i vigili del fuoco sono in un alloggio temporaneo concesso in uso dal comune in attesa che venga sistemato il tetto della sede.
Quest'ultima infatti ha subito gravi danni dalle grandinate del luglio scorso, in particolare alla copertura, tanto da rendere inagibili le camere. Perciò il capo del distaccamento, Alessandro Corrias, ha chiesto di poter utilizzare l'altro alloggio comunale nell'edificio vicino. Per ora il tetto è stato sistemato provvisoriamente per evitare che i danni si estendessero alla struttura dell'edificio, ma va rifatto e i lavori costeranno almeno 50.000 euro. In base alle informazioni date dalla Regione, i comuni riceveranno contributi da 13.000 a 20.000 euro per finanziare attività di potenziamento della logistica, acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi, delle sedi di proprietà pubblica, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Voltiamo pagina, grande solidarietà dei biellesi per l'iniziativa Accendi il cuore del centro commerciale Gli Orsi. La vendita di orsetti di peluche era finalizzata a contribuire all'acquisto di un apparecchio da destinare al reparto di ostetricia e ginecologia. Obiettivo raggiunto ed anche superato. I biellesi ancora una volta hanno dimostrato di avere un cuore grande. Noi vediamo un assegno veramente molto grande. Certo, buongiorno a tutti e auguri anche se in ritardo. Allora, l'iniziativa è andata molto bene, gli orsetti sono andati a Ruba, merito dei nostri amici biellesi, biellesi e non, che hanno voluto partecipare a questa iniziativa in collaborazione con l'ospedale di Biella. Allora, noi vediamo una cifra veramente importante, non ve l'aspettavate? Non ce l'aspettavamo, è stata veramente una bella sorpresa. Gli orsetti sono andati a Ruba fino all'ultimo giorno, finito qualche ora prima della fine della giornata, però siamo molto contenti. Allora, adesso a questo punto l'albero è veramente acceso di tutti i cuori di coloro che hanno così donato un contributo per un'apparecchiatura importante che adesso andremo a vedere nel dettaglio, e quindi veramente ancora una volta grazie. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. E adesso naturalmente sentiamo il commento di Bianca Masturzo, direttore di ginecologia e ostetricia. Allora, questo premio è stato recapitato, un bel risultato davvero. È stato decisamente sopra le nostre aspettative, quindi un grande grazie per la fiducia che la popolazione biellese ci ha accordato, e sarà possibile procedere in questo progetto che è fatto apposta per gestire al meglio la sicurezza del travaglio delle donne. È un territorio questo con una popolazione che ha bisogno di crescere da un punto di vista della natalità, però devo dire, io sono arrivata il 15 di giugno e nella seconda fase dell'anno abbiamo avuto un incremento delle nascite, quindi questo per me è stato un grande benvenuto, ecco. Ottimo, questo è un segnale assolutamente positivo, chissà che anche questa strumentazione possa incentivare ulteriormente. Di che cosa si tratta nello specifico? Allora, questo è un progetto per finanziare uno strumento che è una macchina per registrare il battito cardiaco fetale durante il travaglio, macchina che modelli così esistono già, ma questa è molto più molto innovativa, perché ci consente di individuare in modo estremamente precoce il momento di ipossia fetale, quindi intervenire nel migliore dei modi. È uno strumento che c'è, un gold standard che c'è nelle grosse maternità, insomma ci mettiamo a livello delle grandi maternità. Ottimo, allora senta, caposala, quindi lei sicuramente ha percezione talvolta anche dei timori delle mamme. Certo, questo sicuramente è quello che ci eleva ad un'assistenza sicuramente migliore e dà sicurezza a tutta la popolazione delle mamme del biellese. Regione Piemonte, prorogato il voucher vacanza, per utilizzarlo c'è tempo fino a giugno 2022. È stata approvata la legge che sposta il termine per utilizzare i voucher vacanza al 30 giugno del 2022. La decisione è maturata allo scopo di tutelare potenziali turisti che hanno già acquistato i voucher vacanza in relazione alle incertezze che derivano dall'emergenza sanitaria.
Con questo nuovo provvedimento si può dunque estendere il termine entro i limiti temporali della durata dello stato di emergenza previsto dal governo nazionale. La giunta regionale, pertanto, tenuto conto dell'evoluzione della pandemia, dell'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo, ma anche delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, potrà fissare nuove scadenze per assegnare e fruire i voucher. Un provvedimento senza nuovi oneri per il bilancio regionale, ma che promuove il turismo. In primavera questo potrà essere uno strumento di rilancio innovativo e vincente per far conoscere il territorio. E con la firma dei decreti che salvano la spesa Made in Italy, da quest'anno ci sarà l'obbligo di provenienza in etichetta per garantire qualità e sicurezza. Sono stati firmati i decreti che salvano la spesa Made in Italy, con l'obbligo finalmente di indicare in etichetta dal 1 gennaio 2022 la provenienza dell'ingrediente principale, dal latte ai derivati del pomodoro, dai formaggi ai salumi, fino a riso e pasta. Lo rende noto la Coldiretti dopo l'annuncio del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli. Questi provvedimenti rappresentano un passo determinante, spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, per dare garanzia di origine al Made in Piemonte, come riso, latte, salumi e formaggi, ed impedire che vengano spacciati come Made in Italy prodotti di bassa qualità, provenienti dall'estero, che non rispettano i rigidi parametri di qualità di quelli nazionali. L'Italia, che è leader europeo nella qualità, ha infatti il dovere di fare da apripista nelle politiche alimentari dell'Unione Europea, poiché in un momento difficile per l'economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della tracciabilità con l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti. L'etichettatura di origine obbligatoria dei cibi è una battaglia storica della Coldiretti ed è stata introdotta per la prima volta in tutti i paesi dell'Unione Europea nel 2002 dopo l'emergenza mucca pazza nella carne bovina, per garantire la trasparenza con la rintracciabilità. E la Comune di Biella conferma il sostegno a oratori e parrocchie con un contributo di 30.000 euro. Durante i giorni scorsi la Giunta di Biella ha approvato il rinnovo del protocollo d'intesa con la Diocesi. L'obiettivo è quello di riconoscere agli oratori la loro tradizione educativa nei confronti dei giovani, grazie ad un costante impegno nella promozione di tante attività. Ed è stato così siglato il protocollo d'intesa tra il sindaco di Biella Claudio Corradino e Don Gabriele Leone, presente anche l'assessore alle politiche giovanili Gabriele Bessone. Il protocollo prevede l'erogazione di un contributo di 30.000 euro. I fondi sono valevoli come sostegno per le tante attività extrascolastiche realizzate nel periodo da settembre a giugno e quelle ludico-ricreative, ovvero i centri estivi, realizzati durante l'estate. L'amministrazione intende proseguire la collaborazione con le parrocchie della città in virtù dei risultati estremamente positivi raggiunti negli scorsi anni e della funzione educativa e formativa svolta dagli oratori. Come sottolinea l'assessore all'istruzione e alle politiche giovanili del Comune di Biella, Gabriella Bessone, l'oratorio è un'istituzione fondamentale per tutte le famiglie e, nonostante la pandemia abbia fatto ridurre in parte alcune attività, riconosciamo l'importanza del lavoro degli stessi. Dunque, per questo, l'amministrazione comunale rinnova il protocollo d'intesa con le parrocchie ed è già anche fissato l'incontro con il tavolo di lavoro per il 10 gennaio, al fine di condividere le progettualità del 2022. E l'amministrazione comunale di Verrone ha erogato, come negli anni passati, un contributo a favore delle associazioni presenti sul territorio, in considerazione delle loro attività perseguite ed effettivamente svolte, nonché ad associazioni ed enti che, pur non essendo ubicati a Verrone, svolgono un'attività che si riverbera positivamente anche sulla collettività verronese. Ed ecco che nel lungo elenco dei beneficiari degli aiuti dell'anno passato, che ammontano a 16.400 euro, figurano enti come il Fondo Edotempia e Teleton. Parla biellese il cortometraggio di Piemonte Factory, La finestra che respira la città, di Elisa La Cicerchia, è stato realizzato a Biella, ma anche a Rosazza e Piedicavallo.
Sono qui con Elisa Lacicerchia, regista di Una finestra che respira la città, uno degli 8 cortometraggi della prima edizione di Piemonte Factory, una delle novità del Torino Film Festival di quest'anno. Innanzitutto, di cosa parla il cortometraggio? Buongiorno, ciao Francesca, grazie per l'invito. Allora, il cortometraggio è un cortometraggio sperimentale che unisce la danza e il sound design. L'intento è quello di indagare il legame tra l'espressione artistica e il paesaggio urbano, considerando lo spazio anche come un soggetto attivo, con una propria storia, con le proprie peculiarità, caratteristiche e anche una memoria. Il protagonista è un ragazzo che si trova dentro casa e cammina davanti alla finestra di camera sua. Ad un certo punto un'idea risuona nella sua mente e decide di affacciarsi e di uscire fuori per intraprendere un viaggio nella città. Come è stata scelta la location, ma soprattutto che impressione hai avuto di Biella? Noi siamo all'interno di questo progetto più ampio che è il Piemonte Factory, sono stati selezionati 9 lavori e hanno assegnato ad ogni troupe una location, una residenza artistica, a noi è stata assegnata Biella. E quindi è stata una grande sfida perché io non conoscevo bene Biella prima di starci per il cortometraggio, però siamo stati molto fortunati perché il ballerino protagonista è proprio residente a Biella e siamo stati ospitati da lui, dalla sua famiglia, che ringrazio ancora tantissimo per la grande ospitalità che ci ha dato nei giorni di riprese, di set. Nel cortometraggio viene utilizzata un'espressione artistica particolare che è la videodanza, perché e che significato ha per te la danza? Allora, io studio danza da quando avevo 5 anni, l'ho studiata e la studio anche a livello professionale, è una delle mie più grandi passioni. Nell'ultimo periodo mi sono avvicinata al mondo della videodanza e in questo cortometraggio ho cercato un po' di riunire quello che è la mia passione anche. Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare, di come abbiamo lavorato in sinergia tra danza, musica, suoni, spazio. Poi ecco, sì, anche una cosa importante che ci tengo a dire è che anche il linguaggio del corpo, in questo caso la danza, è un linguaggio, credo possa essere anche un linguaggio universale, anche inclusivo, e insomma la danza è una forma d'arte che in qualche modo abbatte le barriere. Lo sport per chiudere, la biellese esce dalle feste in attesa di ripartire con solide motivazioni, è quanto emerge dalle parole di alcuni suoi protagonisti. Anche la biellese attende pazientemente di ripartire, ma nel frattempo il clima è quello buono. Al termine del girone di andata, 4 dei protagonisti della prima squadra, Latta, Panatti, Artigli e Pavan, hanno tracciato un loro personale bilancio sui risultati fin qui ottenuti. Un gruppo che si è preso il momentaneo titolo di campione d'inverno, con 11 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, ma che evidentemente ha ancora fame. Così parla Bomber Latta, ormai un senatore della biellese. È stata una prima parte di stagione intensa, tra coppe e infrasettimanali siamo stati davvero molto impegnati. Abbiamo affrontato un momento di flessione coinciso con la sconfitta contro il settimo, meritata, ma proprio grazie a quella brutta prestazione abbiamo capito che per provare fino alla fine a portare a casa il campionato c'era e c'è bisogno di altro, è così che si portano a casa i risultati. Ottimista anche Panatti, re dei gol a quota 12, il migliore del campionato. Siamo tutti molto felici per come si è conclusa questa prima parte di stagione, analizzandola abbiamo fatto quasi il massimo. Dico quasi perché i pareggi e i punti persi li abbiamo lasciati per strada quasi sempre dopo il 90esimo, il che ci ha lasciato una scia di amarezza. Abbiamo fatto vedere a tutti di cosa siamo capaci, possiamo mettere tutti in difficoltà. La forza della biellese, oltre alla società, è il gruppo. Sintetico ma chiaro anche Artiglia, prodotto del vivaio e cuore bianconero. Si è chiusa la prima parte in modo positivo. Siamo in vetta al campionato, ma potevamo sicuramente fare di più. Siamo in linea
con il nostro obiettivo, vincere a fine stagione. Per chiudere, anche Pavan, prodotto del territorio, traccia la stessa rotta dei compagni. Siamo a metà stagione, la strada è ancora lunghissima, forse adesso arriva il tratto più difficile. Si dice sempre che nell'anno nuovo è tutto un altro campionato. Per certi versi sarà come se partissimo tutti da zero punti, sta a noi decidere il nostro destino. Questo era veramente l'ultimo aggiornamento, vi ringrazio per averci seguiti. Da parte mia e di tutta la redazione, l'augurio di un piacevole fine settimana.